Bene, bene. Nino Frassica, gente bilova. Che facciamo? Siamo nella cosa che siamo squartati, che belli belli. Salutiamo subito il nostro Carmelo Abate. Ciao Carmelo. Penso sia chiaro che sono che non sono. E sono d'accordo, ma mai che una donna che fa l'uomo sono tutti innocenti. Non sono d'accordo. Anche io vaffanculo. Ma siamo in due che facciamo la piva, che nel sacco resta la cincilla, che siamo belli. E Irma lei che è fica, facciamo fantasma, occhi buchi naso, salutiamo il tritone, la nostra Alessandra Viero. Alessandra! Ciao, sono strafiga. Bene, ma non saremmo belli come il pongo che se non ci fosse la serenità di essere bifolchi, che la nostra Sebastiana ai social, salutiamo Sebastiana! Ciao Gianluigi e ciao agli spettatori di Squarto Grado e soprattutto al signor Pezzo Bamba. Che mi ha mandato una bustina con la sabbia bianchissima dell'isola dove vive come gesto di affetto. Cocaina. Grazie, grazie. Sebastiana non è sabbia, è una grammata di boliviana seria. Porta la regia che ce la stiriamo. Porta anche le sigarette. Bene, cose che poi accadono, che siamo passionali, dicono la Trebbia. Allora zingariamo. Sentiamo servizio, che siamo cosa che siamo messi a pezzo Calabria, che siamo bifolchi. Servizio. Che cazzo dice? Pazzo furioso. Sono le circa mezzogiorno nel ranch del signor Indigo Canasta Bonanza. Come ogni giorno, il signor Indigo Canasta Bonanza sta cavalcando il suo cavallo zoppo verso le stalle. Povero cavallo, se è zoppo. Minchia che bello andare a cavallo zoppo! Solo che questo tondolare mi dà sempre fastidio. Mannaggia a te che sei zoppo, se non ti amavo più di me stesso ti avrei già abbattuto e fatto bistecche. Ringrazia che non ci sono sardi nel Texas, se no eri 4.000 panini. Minchia, come cammini di merda, cavallino mio! Il signor Indigo Canasta Bonanza è un proprietario terriero in disgrazia che è convinto di vivere nel selvaggio West, nonostante abbia l'appezzamento di terreno in provincia di Vibo Valenza. Oggi Indigo Canasta Bonanza ha deciso di strigliare il suo cavallo zoppo e dopo scoparci, come ogni mercoledì. Bello, bravo! Come sei bello! Sai che dopo cosa succederà a me, cavallino mio? Che il tuo padrone si metterà sotto di te a carponcini col bucone dell'anone. Bello che lo sai come finisce, no? E poi ce lo devi incicalare dentro il culo fino a cucchiuna. Meno male che sei zoppo che mi vai di lato. Lo sai, cavallino mio bello, che da quando me lo pizza il culo non riesco più a camminare, non sento più la gamba sinistra. Il povero cavallo zoppo di Indigo Canasta Bonanza possiede analmente lo stesso Indigo Canasta Bonanza ogni mercoledì con regolarità, tanto da aver sviluppato una sorta di erezione ad orario prestabilito che indica l'approssimarsi del riprevevole atto libidinoso. Una cosa incredibilmente disgustosa ed agghiacciante. Cavallino mio bello, hai visto che sono le 3 del pomeriggio e puntuale come cazzo ogni settimana ti è venuto un cazzo che sembra un bazooka. Vieni, dammi un bel bacio con la lingua. Madonna, come ti puzza la lato di erba. E mangiatela una via corsale. Ma proprio mentre il signor Indigo Canasta Bonanza sta cacciando la lingua in bocca al suo destriero zoppo per prepararlo all'imminente atto amoroso interspecie e sodomita, qualcosa irrompe nella stalla e abbatte il povero Indigo Canasta Bonanza con 18 colpi in rapida sequenza di violinate in pieno volto. Adesso aspetta che mi spoglio, mattino sotto da te, vede che apro le... Che è sul rumore? Che c'è? Minchia! Le tremende violinate ad una impressionante potenza decapitano il povero Indigo Canasta Bonanza, che verrà ritrovato sepolto dalle feci appallottolate di equino dopo ore di ricerca. Gli inquirenti sono sulla traccia di una lucertola umanoide che tutti chiamano Fluffy. Bene, bene, avete capito, bisogna farsi i calvi Pipito Lecenzio. Da oggi decrescenzo, sicuro i missili che siamo Kenobi Bombolo. Ci scusiamo, si turbiamo, chiediamo alla nostra social Sebastiana. I nostri canali sono letteralmente impazziti e tutti mandano il loro pensiero sulla vicenda. Ma una persona di Avellino ci manda una foto del sospettato. Ah, che bello. Eccola sui monitor. Come vedete, l'uomo in questione è riccio e ha del sangue che gli esce dal naso ed è vestito strano. Se
Bastiano e Maradona alla festa dello scudetto l'87, fatto come una merda. No. Brava Sebastiana! Cazzo, sai niente di vergogni quando si turba il seggio elettorale? Ma siamo pazzi, no? Andiamo a caso che ci piace la vagina sinistra. Allora che aspettiamo? Ridere la menzogna? Proseguiamo che siamo finiti. Basetta Bareggio, fanfarone, Cantelupo, Livorno, Carogna. Sono gusti, ma ha successo sto programma? Madonna! Sì.